La parola Peppe, sì, per il discorso sulla bancaria. Allora, prima di addentrarmi su questa problematica di banche, devo fare un appunto su ciò che ho sentito dalla relazione di Veltri. Ogni anno vengono accertati circa 800 miliardi di imposte evase, no? E riscossi circa... Sì, 803 dal 2000 al 2012. Okay. E riscossi soltanto l'8%. Cambia poco la sostanza, sì. 8-9%. Però spesso qui dobbiamo rilevare il malfunzionamento del fisco, che accerta dove non dovrebbe accertare e invece chiude gli occhi dove dovrebbe accertare. Il fatto stesso che nelle commissioni tributarie più del 50% di sentenze sono sfavorevoli al fisco significa che, bene o male, i diritti dei cittadini vengono disattesi nel suo di accertamento. Esatto. E questo perché? Perché i dirigenti ogni anno hanno una bella premio di produzione in base ai risultati ottenuti. Qui non sono mai riuscito a sapere se è sull'effettivo che lo Stato incassa o su quello accertato. Ho cercato di trovare delle argomentazioni, però non si riesce, sembra che sia proprio una porta chiusa e non apribile. Però anche se fosse sul riscosso, anche qui è molto molto grave, perché se l'agenzia di entrate fa un accertamento campato per aria un prima era un terzo, adesso mi sembra sia il 40%, viene iscritta loro, quindi lo devi pagare. Poi c'è il ricorso, se a fine del ricorso il contribuente ha ragione, quando è pagato già ha fatto maturare un incentivo per il funzionario, il dirigente dell'agenzia delle entrate. Questa è una grossa anomalia. Ma quelli che li portano in Lussemburgo e in Svizzera, li vogliamo stangare? Sì, no, lì chiudiamo gli occhi direttamente. Lì lo Stato dobbiamo farlo lì. Certo. Mettergli anche le manette. Esatto, era una battuta. Quindi il malfunzionamento del fisco è un altro fatto per cui anche molte persone vanno all'estero, spostano le aziende all'estero, non è soltanto il carico fiscale, ma anche il malfunzionamento e la prepotenza del fisco. Perché quando c'è un accertamento, hanno dei terroristici e dei metodi militari per accertare, per verificare. Però sempre sui piccoli, perché sui grandi non sono riuscito mai a vedere un comportamento di tal genere come quello utilizzato nei confronti dei piccoli imprenditori. Perché? Perché si dimoriscono più facilmente, sono più deboli e quindi sono più aggredibili e più appetibili per il fisco. Lo stesso discorso vale per le banche. Le banche con i piccoli fanno e disfanno come meglio credono e poi con i grandi chiudono entrambi gli occhi. Diamo il classico esempio qui da noi, la Banca delle Marche, dove per finanziare 10.000 euro un piccolo imprenditore faceva suonare le famose 7 camicie. Mentre poi scopriamo che per i compagni di merenda centinaia e centinaia di mila euro o milioni di euro venivano elargiti senza tanti bilanci, senza tanti report o rating da rispettare, quindi superava ogni qualsiasi logica. Il problema delle banche adesso attualmente sta diventando un problema molto, molto più serio e ogni anno male sempre più accentuato, perché il famoso credit crunch permette, le banche purtroppo sono abbastanza libere di decidere, stanno riducendo da diversi anni del 7-8% all'anno gli affidamenti concessi alle aziende. Ma non è tanto, questo il danno secondo me, è quanto lo stesso importo che ogni anno viene ridotto dagli affidamenti alle aziende si riduce per le banche in contenzioso. Irrecuperabile. Se questa manovra va letta sotto l'aspetto che tolgo un credito, un affidamento all'azienda che non è in grado di restituirmi, quindi lo passo a sofferenza. Ma se noi avessimo lasciato quell'importo all'azienda, forse l'azienda avrebbe l'ossigeno necessario per poter proseguire. Togliendo l'ossigeno, l'azienda è costretta a ridurre il fatturato, licenziare i dipendenti e spesso magari chiudere e andare in fallimento. Questo pure è un altro argomento molto importante che dovrebbe essere focalizzato per evitare queste potenze e prestazioni bancarie. La Banca Centrale Europea, che ci vuole una riforma anche lì,
dovrebbe vincolare le banche, perché l'80% dei soldi che gli dà devono essere investiti nell'economia reale. Invece se li tengono oppure li depositano presso la stessa banca centrale. 150 miliardi elargiti un paio d'anni fa, mi sembra, non è stato visto un centesimo per le aziende. Questo è fondamentale. E la banca che gli interessa finanziare le aziende? La banca piglia questi titoli, paga l'1%, paga 0,50%, investe in titoli di Stato, perde il 4%, non fa niente. Non solo i titoli di Stato. Ma a questo punto non c'è bisogno neanche delle filiali, c'è bisogno di niente. Le piccole aziende sono quelle che purtroppo subiscono sempre questi danni, queste vessazioni. Però ecco, dobbiamo anche riscontrare dall'altra parte, quindi leggere anche in modo positivo quest'ultimo andamento diciamo, della giurisprudenza, che in effetti si mette a fianco delle aziende interpretando ciò che è stato male, sempre interpretato fino ad oggi, dalle varie legislazioni, dai vari tribunali, e riconoscendo finalmente dei diritti sacrosanti sui comportamenti bancari. Allora abbiamo da tanto tempo, cominciamo a sentire anatocismo, usura, interessi ultralegali, commissioni massimo scoperto illegittime, e queste sono proprio degli argomenti che bisogna approfondire. Ecco, ringrazio proprio l'associazione qui di Porto San Lippido e gli amici che sono intervenuti, proprio perché bisogna diffondere queste notizie, far conoscere alle aziende che invece di arrendersi bisogna tutelarsi, vedere il comportamento delle banche che hanno fatto nel corso degli anni, rilevare le legittimità ed anticipare spesso le azioni aggressive delle banche, revoca dei fidi che mette KO sicuramente alle aziende, e quindi diciamo difendersi. Spesso si possono salvare anche gli immobili che oggetto di esecuzioni, che le banche non è che poi con tutte le firme che hanno ci metti tanto a fare una sessione esecutiva. Quindi diciamo, ecco, le armi ci stanno, è importante conoscerle e saperle adoperare, diciamo, con professionisti esperti, perché poi bisogna fare dei conteggi per rivedere gli indebiti che nel corso degli anni le banche hanno provveduto ad addebitare illegittimamente ai clienti, quindi fare bene i conteggi e poi con un avvocato cercare di fare prima diciamo una fase di mediazione che è obbligatoria per legge, quindi vedere se c'è una certa soluzione di accordo bonario con l'istituto, e poi successivamente un accertamento tecnico preventivo, la citazione alla banca. Questo non vuol dire che per forza bisogna fare un'azione aggressiva e di guerra alla banca, ma si può, spesso e volentieri, si può procedere a fare un giusto conteggio, presentarlo alla banca: caro direttore, abbiamo questo conteggio, secondo questo periodo noi ci ritorna X di euro, quindi cosa dobbiamo fare? Devo dare 100, devo ritornare 50, come ci mettiamo d'accordo? Questi argomenti sono ormai talmente chiari che le banche all'inizio erano restie di valutare, di esprimere un accordo. Ultimamente cominciano a venire in accordo, a trovare diciamo una soluzione bonaria. Proprio un paio di mesi fa, nella nostra zona, l'Autolelli, non so se avete letto già dai giornali, cioè questa è una notizia che, come dicevo prima, i giornali non è che ne parla molto volentieri. Io mi occupo da tantissimi anni di contenzioso bancario, eppure posso dire che ogni mese passo i vari giornalisti, le varie situazioni che ritengo delle banche proprio assurde, incredibili, illegittime. Eppure ne vengono, anche se ho molti amici nell'ambito dei giornalisti, però una che ne viene pubblicata, stralciata magari, e le altre nove no. Come dicevo, il fallimento Autolelli di San Benedetto aveva inserito la Monte Paschi Siena per un credito di 5.300.000 euro, fatti i conteggi, proprio questi che vi dico io, per usura, anatocismo e rivendiche vari di vario genere, è risultato, e quindi il giudice del fallimento ha corretto i 5.300.000 euro di debito che l'Autolelli aveva comprato banca in 3.500.000 a favore di Autolelli.
quindi vale a dire 8 milioni di differenza. Questo è legittimo perché fino agli anni, diciamo, 92-93, i contratti che facevano le banche per mettere nero su bianco le condizioni erano fatti con condizioni uso piazza, si chiama, nel senso che non veniva specificato il tasso di interesse che veniva applicato, le commissioni massimo scoperto, c'era soltanto il riferimento condizioni uso piazza, e queste sono state dichiarate illegittime dal 92 con la legge 154 al 92 la legge sulla trasparenza bancaria. Le banche però non hanno rifatto tutti i contratti immediatamente, tanto che attualmente, ecco il discorso di Autolegna, questo uno lo so perché a Verizia è stata fatta da un mio carissimo collega che fa parte di un'associazione tra le più importanti a livello di usura bancaria, tanto che il contratto uso piazza era in vigore e vigente anche successivamente al 92, molti anni dopo. Quindi per questo periodo in cui non c'è un chiaro contratto che prevede espressamente ogni tipologia di contratto, commissioni a debito, si può rivendicare gli interessi ultralegali, si chiama. Quindi ultralegale significa se la banca mi ha debitato il 10%, a quell'epoca l'interesse legale era 3%, la banca mi deve restituire il 7%, cioè ultralegale, no? Quello che mi ha debitato in più dell'interesse legale. Ma questo, diciamo, è ultralegale. Poi c'è il famoso anatocismo. Anatocismo significa che le banche hanno sempre calcolato gli interessi sugli interessi. Nel senso, se un'azienda ha 10.000 euro di affidamento, il primo trimestre paga, ad esempio, 1.000 euro di interessi, quindi sul secondo trimestre la banca ha debitato gli interessi su 11.000 euro. Quindi sia sui 10.000 di affidamento, sia su 1.000 euro di interessi. Questo qua però è contrario all'articolo 1283 del codice civile, che prevede che gli interessi sugli interessi non possono essere capitalizzati, non possono essere calcolati. Questo è semplice, se la banca mi presta 10 perché dopo la voglio interessi su 11, su 12, 13, 14. Questo sull'anatocismo, diciamo, è stato da sempre è stato fatto questo tipologia di conteggio da parte delle banche. E già dal 99 si cominciava a sentire le prime sentenze della Cassazione che dichiarava l'illegittimità di questo metodo di calcolo perché è contrario all'articolo 1283 del codice civile. Ecco le lobby nostre, dei politici. Poi subito dopo, quando c'era questo sentore dell'illegittimità di questo anatocismo, è intervenuto il decreto legislativo 342 del 1999. Non mi ricordo più a quell'epoca chi erano i nostri politici, però non cambia nulla perché tanto fa vedere che con questo, diciamo, connivenza tra politica e banche mette in cappotto chiunque. Questo era il decreto legislativo, all'articolo 25 rendeva praticamente ammissibile l'anatocismo e sanando il passato prima di tutto. E poi dice ok, quando è reciproco l'anatocismo può essere regolare. Anche qui c'è da discutere molto, perché se c'è un affidamento di 100.000 euro, 100.000 euro pago il 10% di interessi, poi ho un interesse dello 0, qualora vado in attivo, che non sarà mai se uno utilizza il fido, però dice se è previsto la reciprocità è legittimo l'anatocismo, perché la banca te lo fa sugli interessi attivi, ti calcola l'anatocismo, e sugli interessi passivi. È una grossa bufala presa per in giro, perché logicamente se uno sta scoperto paga fior dei quattrini e lì diciamo con un interesse magari 20 volte di più quello dell'interesse attivo lì è riconosciuto legittimo. Però per fortuna è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2000 dicendo no, quell'articolo 25 è legittimo, quindi l'anatocismo non esiste. E così siamo andati avanti fino a tante sentenze del 2000, 2010, 2013 che oggi l'anatocismo è cancellato. Quindi gli interessi sugli interessi si possono sempre rivendicare. Grazie ai giudici, non alla politica. No, certo, grazie. E alla Corte di Giustizia Europea, che tante volte interviene a favore quando i nostri giudici non sono proprio mirati a far rispettare le leggi. Poi c'è l'usura. La famosa usura è stata introdotta dalla legge 108 del 96,
vale a dire che trimestralmente il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, pubblica dei tassi soglia oltre i quali non si può andare. Questi tassi soglia sono previsti per lo scoperto conto corrente fino a 5.000 euro, lo scoperto su chi supera 5.000 euro, salvo confini, per i mutui, anche sui mutui ipotecari, sui finanziamenti, su tutte le operazioni bancarie. Quindi le banche non possono superare questo limite. Per non superare, che si sono sempre inventate le banche, dice ok, il tasso di interesse, il tasso soglia è 10%, tu ti applichi il 9%. Però all'Adre c'era le famose commissioni massimo scoperto che tante volte magari erano superiori all'entità degli interessi che la banca dedicava trimestralmente e tante altre spese che potevano rappresentare un lato guadagno per le banche nel rispetto della legge perché stava sotto il tasso soglia. Anche qui io sono stato uno dei primi della zona a sostenere che la commissione massimo scoperto deve essere inclusa sul calcolo delle competenze che la banca percepisce. È logico, perché se tu dici interessi non supera perché tasso soglia è 10, ti applico per 9, però ti bastono con quelle altre competenze, va a finire. E fatto sta che anche qui è stata dichiarata illegittima la commissione massimo scoperto per diverse cause, perché è indeterminata ed indeterminabile. Non so se qualcuno già qualche azienda sa che le commissioni massimo scoperto venivano previste contrattualmente, quando erano previste contrattualmente, nello 0,125 molti anni fa, poi 0,500, 0,750, però non era specificato come veniva calcolata, sulla differenza dell'utilizzo del filo o sullo filo utilizzato. Infatti poi nel 2010 sono state modificate queste commissioni e sono state chiamate sull'accordato, vale a dire sul filo più di accordo. Perché la banca deve tenere a disposizione quella somma e allora la commissione rappresenta una remunerazione per la banca per mettere a disposizione quell'importo e tenerlo lì a portata d'arte. Però ecco, queste commissioni massimo scoperto è stato ormai chiarito che vanno comprese su tutte le oneri e competenze che la banca addebita e quindi va a far parte del calcolo per superare il tasso soglia. Quando dicevo prima gli interessi per esempio 10 e la banca non applicava il 9, logicamente con la assommando anche l'onere della commissione massimo scoperto supera il tasso soglia. Allora quando supera il tasso soglia, ex articolo 1815 codice civile secondo comma, la banca deve restituire tutti gli oneri addebitati nel periodo. E questo pure rappresenta degli importi abbastanza rilevanti quando viene superato questo tasso soglia. Ultima cosa, avevo accennato poc'anzi questa commissione massimo scoperto, però la sua declaratoria di illegittimità per indeterminatezza e indeterminabilità è stata già sancita, quindi ecco, riepilogando, mettendo insieme tutte queste tipologie di conteggi che si possono rifare, spesso molte cifre vengono a favore dell'affidato, del cliente, dell'utente bancario, e altri casi come l'autorelli possono venire fuori. Un altro accenno che voglio fare anche sui mutui ipotecari. Sui mutui ipotecari c'è una famosa sentenza dell'anno 2013, proprio recente, la numero 350 del 9 gennaio, che prevede che quando il contratto prevede un tasso soglia e una maggiorazione di mora in caso di mancato tardivo pagamento delle rate, anche quello va a far parte della somma dell'onere degli interessi che la banca percepisce, anche se non li ha percepiti, perché si chiama questa usura pattizia, cioè nel senso la banca ha stipulato un contratto, un patto, dove qualora io non riesco a pagare la rata alla scadenza, mi devo accollare un onere che mi supera il tasso soglia, perché anche per i mutui c'è il famoso tasso soglia trimestrale. Quindi anche in questo caso si può rivendicare l'azzeramento di tutti gli interessi, quindi richiedere la restituzione degli interessi pagati e l'annullamento di interessi ancora a scadere. Quindi diciamo che oggi le strategie, le possibilità di difesa da parte delle aziende, degli affidati o dei privati con i mutui ci sono.
quindi è importante conoscerle e è importante sapere utilizzare queste armi in un modo appropriato, anche perché poi come vari giudici bisogna presentare la giusta documentazione, dimostrare i conteggi come sono fatti e quindi seguire una prassi di documentazione e di sostegno alla richiesta che si fa. Diversamente è un po' difficile perché le banche poi vengono, fanno il loro mestiere, quindi si difendono e i giudici quando non hanno le prove certe, logicamente ricettano le domande condannando magari lo sfortunato alle spese senza alcun risultato positivo. Comunque questa diciamo, è la giusta difesa che oggi ci si può fare. Ok, grazie Pepe. Quindi chi ha sottoscritto un credito...